Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video wiki. Oggi Hobby Berlina vi vuole presentare un prodotto decisamente nuovo, le patine vintage. Un prodotto che rinnoverà senz'altro il vostro modo di fare bigiotteria. Allora, andiamo a vedere cosa sono le patine vintage. Le patine vintage sono delle vernici che vi serviranno a colorare i metalli, quindi avrete la possibilità, insomma, di spaziare decisamente con la vostra fantasia, perché appunto ad ogni metallo, ad ogni componente di metallo, che può andare dalla piccola minuteria come le monachelle, le chiusure, a componenti decorativi come i charme oppure soprattutto le filigrane, potrà essere colorato, quindi dare degli effetti pittorici e un nuovo stile decisamente personalizzato. E all'interno del sito abbiamo inserito circa 17 colori di patine vintage, li trovate all'interno della categoria Mix Media. Ora, insomma, vi mostrerò uno ad uno tutte le varie colorazioni. Allora, iniziamo con questi tre, che insomma ho cercato di raggrupparli un po' per tematica, per tonalità. Qui insomma abbiamo dei colori, insomma, come il nero, che è onice, il marble, un bianco, e l'agata, che è un beige molto chiaro, quindi dei colori neutri, insomma, che vi saranno molto utili anche per mischiare tutte le altre tonalità. Una cosa importantissima è che questi colori si possono mescolare, mixare tra loro e quindi dare vita ad un terzo colore. Poi abbiamo la tonalità del blu e dei celesti, dove troviamo questo verdigris, questo verde acqua, il lapis come blu e il marine come celeste. Poi troverete tanti rosa e viola, abbiamo questo petalite che è un rosa chiaro, il quarzo che dà su un rosa anticato, l'amethyst, quindi il viola classico, e il ruby, che è un mix, insomma, tra rosso e magenta, diciamo. Poi abbiamo l'arancio, il rust e il topaz per il giallo. Per i verdi abbiamo il moss, che è un verde oliva, e giada. E infine abbiamo delle patine metalliche, il silver, l'oro, il Victorian Gold e l'Antique Copper. Allora, ecco qui tutte le nostre patine. Come vi sarete rese conto, le combinazioni di colori a questo punto diventano tantissime, e soprattutto la cosa più bella è che siamo libere di poter colorare una minuteria metallica, insomma, dei colori che desideriamo, cosa che appunto finora senza le patine era pressoché impossibile. La prima cosa che vi voglio dire, insomma, per rassicurarvi, è che utilizzare queste patine è semplicissimo ed è davvero alla portata di tutti. Non è assolutamente necessario avere delle doti pittoriche, perché poi, insomma, vi renderete conto anche tramite i nostri futuri video tecnica o creazioni che vi proporremo che è davvero semplice. Per applicarlo, insomma, se vogliamo parlare dell'applicazione del colore delle patine, vi posso dire che bastano pochissime gocce di colore, davvero poche, e asciuga in brevissimo tempo, in 2-3 minuti. Vi ho già detto appunto che i colori si possono mescolare tra di loro e creare quindi altri mix di colorazioni, sfumature, insomma, quello che volete. Per stendere, per quanto riguarda invece la stesura del colore, diciamo che potete o spennellare oppure potete anche tacconarlo, dipende dagli effetti
che volete realizzare. I pennelli potete utilizzare i classici pennelli, insomma quelli da pittura, e la cosa importante è che non va, il colore non va diluito con l'acqua. È fondamentale quando cambiate il colore che il pennello sia ben pulito e asciutto. Non vi dovete assolutamente preoccupare, insomma, dell'eventualità che il componente possa perdere il colore, perché queste patine resistono decisamente nel tempo, non è che scoloriscono oppure vanno via. Certo, l'importante è, una volta che avete colorato il componente, utilizzare il protettivo. Sempre all'interno della categoria delle patine ne troverete di due tipologie, quello lucido e quello opaco. Questo va steso sopra il componente una volta che le patine sono asciutte, sempre con il pennello, è trasparente, e questo sarà fondamentale per, insomma, per non far togliere, comunque dare una resistenza al colore e soprattutto proteggere il componente da eventuali graffi. Allora, ora invece che vogliamo parlare delle tecniche pittoriche, insomma delle tecniche che si possono applicare con le patine, le colorazioni, qui già vi mostriamo alcuni esempi che abbiamo realizzato. Un'idea, poi naturalmente stiamo lavorando per creare, insomma, per sviluppare molto materiale creativo da fornirvi. Allora, come vi dicevo, i colori si possono mescolare tra di loro, quindi potete dare vita a nuove nuanze, tanto che già nella nostra area risorse del sito troverete una tabella in cui vi diamo suggerimenti su eventuali mix di colore per creare appunto nuove colorazioni. Allora, i colori potete stenderli anche uno sopra l'altro. Allora, se voi stendete il colore e aspettate che si asciuga e poi stendete il secondo, il primo colore verrà completamente coperto. Questo, diciamo, che può essere anche un escamotage se avete avuto un ripensamento sul primo colore steso, oppure, non so, volete poi stendere un secondo colore sopra per poi andare a scartavetrare. Quindi, andando a scartavetrare il componente, farete sì che emerge il fondo, quindi comincia a intravedersi il colore sotto, addirittura il fondo, come ad esempio in questo caso. Oppure, ecco, vedete, in questo caso abbiamo passato il verde, poi siamo andati, insomma, a coprire i rilievi con la patina oro. Insomma, avete molta libertà, perché appunto se stendete un colore non è che il lavoro è definitivo, potete poi ancora continuare a sperimentare altri effetti, aggiungendo colore oppure addirittura togliendo il colore grattando la superficie. Poi inoltre vi voglio dire che con il colore, se il colore non è ancora asciutto, potete mettere il componente sotto l'acqua e il colore, insomma, viene rimosso, oppure anche una volta asciutto, diciamo con dell'acetone, pulendo, insomma, con un buon olio di gomito, potreste riuscire a rimuovere il colore. Allora, adesso vi facciamo una piccola dimostrazione pratica. Le patine vintage, insomma, voglio condividere con voi una riflessione, che comunque potete utilizzarla anche nel caso in cui i componenti si siano un po' anneriti, quindi volete rinnovare dei componenti. Le patine possono essere un'importante risorsa. Allora, di colore ne basta pochissimo e coloriamo.
Ed ecco qui, vedete che scartavetrando è riemerso il fondo, quindi insomma un nuovo effetto. Vediamo anche in questo caso, abbiamo messo solo l'arancio, il colore è già asciutto. Vedete, già inizia. Il fondo. Questo insomma è proprio una tecnica basilare, poi sperimentando che potete insomma trovare moltissime altre soluzioni, tante altre poi ecco adesso piano piano cominciamo a proporvele. Come ultima cosa ricordatevi sempre di mettere lo smalto, perché a parte che darà più lucentezza, ma poi insomma aiuterà a proteggere il componente. Vedete, già prende più luce e lasciamo asciugare. Insomma, questa volta credo che vi abbiamo presentato proprio una bella e grande novità. Insomma, non rimane che divertirvi e mi raccomando, inviateci quelle foto dei vostri lavori anche tramite Facebook, il nostro contatto email, perché siamo curiosissime di vederli. Ciao!